8 ottobre 1931. Nasce Franco Cosimo Panini. Nel gennaio 1945 la famiglia Panini acquistò a rate un'edicola nel centro di Modena. A gestirla insieme con la madre l'adolescente Franco Cosimo, uno degli 8 figli. Ottenuta la distribuzione in esclusiva del quotidiano La Gazzetta dello Sport, ad ogni copia venivano aggiunte buste a sorpresa. Dal 1960 la vendita delle figurine dei calciatori del campionato italiano di Serie A, confezionate in bustine da 4 l'una, raggiunse i 3 milioni di pezzi, con un utile di 10 milioni di lire. Il denaro venne investito nella prima raccolta prodotta direttamente dalla famiglia, l'album Calciatori 1961-1962. Fu uno straordinario successo. Le vendite quintuplicarono rispetto all'anno precedente e gli utili sfiorarono i 30 milioni. L'iniziativa continuò negli anni seguenti con fortuna crescente. Dagli anni 70 addio colla, le figurine sono stampate su carta adesiva. Dello stesso periodo le filiali commerciali nei principali mercati esteri, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti. La società controlla ormai il 70% del mercato mondiale delle figurine. Il fatturato passa da 2,4 miliardi nel 1972 a 165 miliardi nel 1986. Allo scadere del secolo, l'Enciclopedia Panini del calcio italiano, che raccoglie tutte le collezioni. Creato grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e pochi anni dopo Cavaliere di Gran Croce, Franco Cosimo muore il 30 marzo 2007 a 76 anni.